Ben ritrovati con Target. Questa sera ci occupiamo della particolare fase che sta vivendo il mondo del calcio, soprattutto sotto un profilo economico, e ne parliamo con Enrico Flavio Giangreco, giornalista economico, docente e consulente di comunicazione e marketing. Ricordiamo che Enrico Flavio Giangreco è autore di diverse pubblicazioni nel management del mondo dello sport e opinionista di diverse realtà televisive, ricordiamo ad esempio Nova Stadio e Inter TV. Allora, per prima cosa, da un punto di vista economico, che periodo stanno vivendo le società? Immaginiamo che vi siano dei problemi a livello economico anche solo per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Intanto un saluto a te Andrea, alle nostre spettatrici e ai nostri spettatori che sicuramente saranno interessati a questo tema che ha a che fare proprio con la fase che viviamo. Il calcio attuale sta vivendo una situazione complessa perché, come già tu citavi, sicuramente questo è un momento in cui si palesano problemi connessi al fatto che i ricavi, comunque le entrate, sono assolutamente incerte, tutto è molto in divenire, non si riesce a comprendere bene quali saranno le decisioni dal punto di vista economico-finanziario, anche in connessione con il governo del paese per riuscire a dare una mano a questo sistema calcistico. D'altro canto invece i costi restano, i costi ci sono degli impegni molto importanti da parte delle società, soprattutto sul versante delle remunerazioni dei calciatori. Voglio ricordare un dato che è proprio recente di questi giorni, è emerso che diciamo, il 25% dei calciatori di Serie A guadagnano 2 milioni di euro netti l'anno, sono cifre importanti. È chiaro che queste cifre, questi costi devono essere coperti, come insegnano in qualsiasi redazione economica, diciamo dai ricavi, insomma i due cassetti, appunto entrate e uscite, devono in qualche maniera riuscire ad essere reciproche, ed è reciproci, parlano i due cassetti. È chiaro che se non ci sono queste condizioni la situazione diventa complessa, per cui è un momento complicato di passaggio e vedremo che cosa si immaginerà per riuscire a superare questa fase in cui, lo ripeto, tutto è incerto, soprattutto sul versante delle entrate. Il calcio locale fermo, solo i professionisti che toccano palla. Immaginiamo che vi siano dei punti di debolezza, ma anche dei punti di forza in un momento come questo. Ma sicuramente i punti di forza sono legati al fatto che questo è un sistema che ha un profondo radicamento. Se ci riferiamo al nostro paese, proprio nella società italiana, ma non soltanto, potremmo anche ampliare gli orizzonti. In Europa questo è uno sport molto, ma molto radicato, dove c'è una cultura del calcio che è diffusa a tutti i livelli. È chiaro che questo vuol dire anche assicurare una grossa mole di praticanti che sono legati a questo sport, che non sono soltanto appunto quelli delle società professionistiche, ma che hanno a che fare anche con tutte quelle società cosiddette minori, no? Che ogni weekend riempiono i campi di calcio di tutta Europa, non soltanto dell'Italia, di appassionati, di persone che hanno un legame con questo sport. Certo, è chiaro che questa situazione, però, che è sicuramente positiva, si scontra adesso con dei limiti legati al fatto che la pandemia, il Covid-19, ha creato una netta differenziazione tra chi fa parte del sistema professionistico e chi invece ha a che fare con queste fasce che tu identificavi, proprio cioè legate ai campionati minori. Alcuni di questi sono stati interrotti, non ci sono le condizioni per assicurare appunto diciamo una situazione dal punto di vista sanitario che sia certa per tutti, per cui è chiaro che si è dovuto fare di necessità virtù. Tutto questo non è positivo, ribadisco, è necessario probabilmente ripensare la governance di questo calcio, perché è chiaro che se le società professionali avranno bisogno e come di ristori, con un termine che va tanto di moda di questi tempi, quindi di un supporto di tipo economico-finanziario, a maggior ragione e ne avranno bisogno quei club delle serie minori che a un certo punto dovranno riprendere la loro attività agonistica e dovranno fare i conti poi con tutto quello che io prima definivo nella domanda precedente che ha a che fare con l'area dei costi. Quindi ci sarà bisogno di una grossa attenzione al fenomeno calcio, al fenomeno sport in generale, perché altrimenti si rischia poi di far saltare la macchina e il giocattolo si può rompere. Quindi anche le piccole società avranno bisogno di aiuti economici.
E sì, e lo, ne avranno bisogno e come, dovranno trovare i modi e la maniera per immaginare un sostentamento, un supporto a queste società che tra l'altro hanno dovuto abbandonare ad un certo punto l'attività agonistica, non possono per esempio usufruire di alcune entrate che in quei casi sono legate anche al far utilizzare le proprie strutture, i propri impianti ad altre, diciamo, organizzazioni, mettendo in moto appunto quei meccanismi che consentono comunque delle entrate. Insomma, questa è una fase veramente in cui ci sono dei costi con i quali devi fare i conti, tra parentesi, sempre comunque costi fissi, no? Perché se alcuni costi sono fissi rimangono comunque in qualunque dei casi, e d'altro canto però è purtroppo le entrate, diciamo, quel bisogno di, diciamo, di numeri positivi sul versante delle risorse a disposizione diminuiscono in maniera assoluta per tutti, e quindi è assolutamente necessario immaginare un meccanismo per far sì che, diciamo, il sistema riesca a ripartire in un certo modo. I cacciatori professionisti, quindi, non solo per i compensi che ricevono, saranno ancora più invidiati da chi non può giocare in questa fase. La stessa riorganizzazione che permette loro di scendere in campo, pensiamo anche solo ai tamponi, li rende ancora più fortunati. Sì, assolutamente, dici giusto, Andrea. Sono fortunati intanto perché... Qui citerò anche le parole di Bonucci, del calciatore della Juve della Nazionale, che si lamentava, no, del fatto che si potrebbe anche immaginare un ridimensionamento degli ingaggi, di quegli ingaggi che io citavo essere già elevati in termini proprio di valore del 25% dei calciatori di Serie A di questo paese. È chiaro che sono fortunati perché hanno questi ingaggi molto importanti e comunque dovranno fare i conti, secondo me, con qualche meccanismo di ridefinizione, perché non è possibile che possano essere i soli privilegiati in un sistema economico che vede che un po' tutti, tutte le categorie devono fare a meno appunto di una parte dei loro introiti. D'altro canto, tu hai giustamente messo in evidenza il fatto che siano dei privilegiati anche rispetto alla dimensione Covid, alla dimensione sanitaria, la possibilità di fare velocemente dei tamponi, di riuscire a mantenere certi standard di sicurezza relativi proprio al fatto di non essere appunto positivi rispetto al Covid-19, beh, fa sì che rispetto a certe altre categorie di persone, di professionisti, di lavoratori che hanno molta più difficoltà ad accedere a questo tipo di, diciamo, di interventi, beh, dimostra che si tratta comunque di una categoria di privilegiati che, ribadisco, dovrà anche quella categoria fare i conti con la necessità di ridurre, io qui tocco l'elemento emolumenti, in maniera significativa. Lo stanno già pensando in Spagna, ne stanno ragionando negli altri paesi, beh, anche in Italia dovranno capire che non è che alla fine a ciascuno non importa di quello che accade agli altri, alle altre categorie, no, sarà necessario anche per i calciatori fare un'analisi di questa situazione e fare a meno di alcune di alcuni privilegi che in questo momento sicuramente hanno. Mi riferisco alla dimensione emolumenti, perché poi sul versante sanitario giustamente tu l'hai descritta in maniera impeccabile. Ecco, con la pandemia, con la situazione economica non semplice, il calcio resta comunque un'occasione di svago dai problemi quotidiani. Sì, ti dirò, hai colto proprio nel segno. Perché si è scelto di ricominciare? Perché, consentimi il termine, il circo Barnum, non soltanto del calcio italiano, del calcio continentale, ha ricominciato a funzionare? Perché era necessario dare alle persone la possibilità di riuscire ad allontanarsi, almeno temporaneamente, di avere, diciamo, delle fonti di soddisfazioni rispetto a quelle tensioni che si vivono giorno per giorno proprio a causa della pandemia che ha tutti preso e che diciamo ha finito per colpire tutti dal punto di vista psicologico, per cui qui anche la funzione sociale di uno sport come il calcio, ribadisco, noi la riconosciamo tutti, assolutamente non si può negare. Quello, a quello serve mantenere, diciamo, il sistema funzionante, tenuto conto che per un appassionato di calcio come il sottoscritto, che segue la pelota da quando aveva 5 o 6 anni, che ha sempre seguito il calcio anche non soltanto italiano, beh, vedere queste partite in degli stadi vuoti, insomma, non è che sia il massimo rispetto proprio al senso dello sport calcio, del football, però è anche vero che serve proprio per quello che si è detto, serve a far sì che si trovino le condizioni per superare questa fase anche dal punto di vista emotivo. E d'altro canto tutti possiamo immaginare, facciamo riferimento alla Dea, che è l'Atalanta, che
per i risultati che ha avuto in questi ultimi anni, che vedere le partite di Champions e la Dea nello stadio di Bergamo e non andando a San Siro sarebbe stato possibile quest'anno, purtroppo per quello che viviamo, le partite le si vede tutte, viste in televisione, vale per tutti. Tutte le squadre, e quindi questa cosa comunque incide in maniera differente. Però ribadisco, è proprio vero, c'è bisogno di calcio perché serve anche a superare certe situazioni complesse dal punto di vista emotivo, per quello che significa il calcio per le persone, per questo paese. Ecco, ma è cambiato un po' il modo anche di raccontarlo in TV, perché pensiamo che sono gli opinionisti che non affollano più gli studi. Sì, è vero, è chiaro che si è dovuto ridimensionare anche il numero di persone che vanno negli studi, capita anche a me, in quell'occasione in cui vado in alcuni studi televisivi non siamo più i 6-7 individui che talvolta eravamo in certe particolari trasmissioni, ma si cerca sempre di non superare un limite fisiologico proprio per consentire la distanza, diciamo quella corretta tra le persone. D'altro canto, Andrea, c'è anche una questione che la narrazione di uno spettacolo che vedeva appunto nei tifosi, una delle, diciamo, dei fattori importantissimi per tutto quello che offrivano, anche per la coreografia, per il calore che determinavano con la loro presenza negli stadi, ha fatto sì che sia necessario un altro modo di porsi anche rispetto allo stesso spettacolo da parte di chi lo racconta. C'è meno possibilità di fare diciamo una qualche forma di telecronaca scoppiettante, bisogna cercare più che altro di andare a valorizzare, a mettere in evidenza certe dimensioni tecniche, si cerca di andare più nello specifico di alcune robe che magari prima venivano messe da parte rispetto, diciamo, al fare anche colore, no? Con uno stadio alla fine che diventava una bolgia nella quale appunto emergeva questo spettacolo calcistico. Enrico Flavio Giangreco, il nostro tempo a disposizione sta terminando, ci possiamo magari lasciare con una tua ultima considerazione. Ma devo dirti, Andrea, che questo è un pensiero per telespettatrici, telespettatori, per gli appassionati di calcio, che dobbiamo avere tutti pazienza, dobbiamo pensare che questo benedetto vaccino che sta per arrivare probabilmente ci consentirà nel prossimo 2021, io spero nella seconda parte del 2021, di ritornare ad avere i nostri stadi pieni di persone che passano dei pomeriggi lieti insieme magari alle loro famiglie, vedendo la squadra del cuore, e questo noi ci dobbiamo augurare, però tutti dobbiamo metterci della buona volontà laddove sarà ancora necessario avere dei comportamenti di tipo mediato, nel senso che dovremo fare i conti con il distanziamento, con l'utilizzo ancora delle mascherine, cerchiamo di farlo perché possiamo solo in questo modo recuperare la nostra grande passione del calcio visto dal vivo, e questo credo che sia il desiderio che tutti gli appassionati del football hanno nel proprio cuore. Ti saluto tutti.